Ciao ragazzi, oggi parliamo di Melvin Anthony, detto The Marvelous One, cioè il meraviglioso. Un atleta che ebbe una carriera agonistica piuttosto interessante fra il 1993 e il 2010. Famoso per il fisico ad X, molto estetico e ben proporzionato, e per l'abilità nell'arte di posare, con movenze da vero e proprio ballerino. Ritiratosi dalle competizioni, Melvin ebbe diverse difficoltà nel ricollocarsi e farsi una nuova vita. E incappò in una serie di scelte sbagliate che lo portarono a finire in carcere per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Oggi, uscito di prigione, Melvin si è risollevato e conduce una nuova vita, riproponendosi come portatore di un messaggio positivo. In questo video ne ripercorriamo la vita, sicuri che condividere le sue esperienze sia una testimonianza e un messaggio importante per tutti, soprattutto perché si trova ad affrontare momenti di difficoltà. Enjoy! Melvin Anthony nasce il 13 novembre 1969 a Sacramento, in California, e cresce in un quartiere difficile, popolato da malviventi, spacciatori e tossicodipendenti. Un ambiente che gli creò parecchi problemi, e racconta come a volte fosse difficile sopravvivere in quel contesto. L'ambiente ostile lo spinge a lavorare sul suo fisico per farsi rispettare, e già ad 11 anni comincia ad allenarsi a corpo libero con push-ups, pull-ups e sit-ups. Ispirato da atleti del calibro di Serge Nubré, Lila Brada, Robbie Robinson, Bertil Fox, ma soprattutto Sergio Oliva. Insoddisfatto dei suoi progressi, a 14 anni, seguendo i suggerimenti di un conoscente, comincia ad allenarsi con i pesi e a seguire una dieta mirata, e finalmente inizia ad ottenere progressi fisici più concreti, tanto che, attorno ai 18 anni, riuscì a vincere una borsa di studio per il football al college della San Bernardino Valley. Comunque scopre che il football non è nelle sue corde, non gli piace prendere botte da orbi e cerca ispirazione altrove. La sua vita cambia quando ha l'occasione di incontrare di persona il fortissimo John Brown, già due volte Mister Universo, mentore di Sean Ray, Vince Taylor e Victor Richards. John, vedendolo, riconosce in lui un ottimo potenziale fisico e lo spinge a dedicarsi al bodybuilding a tempo pieno. Ma sentiamo dalle sue stesse parole come avvenne l'incontro con John Brown che gli avrebbe cambiato la vita. Raccontami come hai conosciuto John Brown. Al tempo mi allenavo con i pesi per prepararmi al football. Un giorno un amico in palestra mi fa: John è in città, andiamo a vederlo, sei pronto? Così andiamo e quando lo incontro John mi fa: hai un bel fisico, togliti la maglietta. E io: cosa? Togliermi cosa? Togliti la maglietta. Io pensavo: che cavolo vuole questo? Ero sconvolto, non mi piacciono queste cose fra uomini. Non sapevo niente di bodybuilding e mi sembrava una richiesta assurda. Così mi sono tolto la maglietta ma con i pugni chiusi. Dentro di me pensavo: questo è pazzo. E lui continua: voltati, voltati. Fai una posa di doppi bicipiti. Io non sapevo neanche cosa fosse. Giocavo a football, non sapevo nulla delle pose nel bodybuilding. Lui mi fa: voltati e fai questo. E continua: togliti i pantaloni. Io dico: ehi uomo, io non faccio queste cose, uomo. E lui: non ho visto le tue gambe. Vuoi diventare un bodybuilder o no? Togliti i pantaloni e mostrami i tuoi quadricipiti. Io dico: cos'è sta roba? Non avevo idea di come fare, di come si contraessero i quadricipiti. Ero abituato a correre dietro a una palla ovale, non a posare sul palco. Comunque provo a flettere i quadricipiti. Lui ci pensa un po' e dice: tu puoi diventare un professionista rapidamente. Se fai tutto quello che ti dico, senza obiettare niente, puoi diventare un atleta professionista, uno dei migliori al mondo. Melvin si allenerà seriamente sotto la supervisione di John Brown per un paio d'anni, imparando le basi riguardo l'alimentazione, l'allenamento e soprattutto l'arte di posare. Showman nato, in breve Melvin comincia a gareggiare con l'intento di diventare un bodybuilder professionista. Nel 1993 è terzo fra i pesi massimi al Musclemania. A seguire lancia la sua scalata alla ProCard IFBB cercando di vincere il campionato NPC USA. È secondo fra i pesi massimi nel 1997, ancora secondo fra i super massimi nel 1998 e infine nel 1999 si gioca il tutto per tutto. Si allena sotto la supervisione di Charles Glass e, arrivato in gara con un peso sui 97 kg per 1,70 m di statura e una linea che ricorda quella di Flex Wheeler, si aggiudica il primo posto sia nei pesi super massimi che per l'assoluto, conquistando l'agognata Pro Card.
A seguire, Melvin gareggerà sul circuito pro per un decennio, dal 2000 al 2010, partecipando a oltre 30 competizioni, fra cui ben 7 edizioni del Mister Olympia. Fra i punti salienti della sua carriera ricordiamo il secondo posto all'Ironman Pro Invitational del 2003, la vittoria alla Notte dei Campioni del 2004, il quinto posto al Mister Olympia del 2006 e il secondo posto al Grand Prix dell'Australia del 2008. Concluderà la carriera agonistica con un bel primo posto al Phoenix Pro del 2010. Terminata la carriera agonistica, Melvin si trasferisce dalla California al Mississippi, ma si trova ad affrontare un periodo difficile. Per sua stessa ammissione, aveva vissuto il bodybuilding senza pensare molto al futuro e incapperà in una serie di difficoltà economiche e scelte sbagliate. Sentiamo dalle sue stesse parole cosa successe. Quali sono state le ragioni che ti hanno portato a ritirarti dalle gare? Di base è stata una questione economica. Voglio dire ai giovani che il bodybuilding è costoso. Anche se gareggiate, continuate con la scuola, non lasciate gli studi. Prendetevi un diploma, una laurea, trovatevi un buon lavoro e usate il bodybuilding come un'attività parallela. Non come ho fatto io, non fate come me. Io mi sono dedicato solo al bodybuilding perché pensavo non sarebbe mai finita. Quello era il mio unico lavoro e fonte di guadagno. Ma si possono fare entrambe le cose, lavorare e gareggiare. Perché quando ti ritiri dallo sport, quello è il tuo ultimo assegno, gli ultimi soldi. Non c'è né pensione né previdenza sociale dopo. Quindi bisogna prepararsi e mettere soldi da parte prima. Questi sono i motivi che mi hanno portato a smettere con le gare. Quando i miei piazzamenti cominciarono a peggiorare, quando arrivai solo undicesimo al Mister Olympia, fu devastante. Di fatto, nel 2015 viene arrestato per guida in stato di ebbrezza e possesso di sostanze stupefacenti con l'intento di spacciare. Ad aggravare la sua situazione, il 23 gennaio 2017, Melvin viene nuovamente arrestato per possesso di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio e possesso di un'arma da fuoco dopo una condanna per un reato grave. Si ritrova in carcere con una condanna a 10 anni di reclusione e sembra che la sua vita sia finita. Una vicenda che generò ogni sorta di pettegolezzo nel mondo del bodybuilding dell'epoca. Melvin tornerà in libertà nel 2020, dopo una fase di riabilitazione, e ad oggi ha riconosciuto i suoi errori e ritiene di aver pagato il suo debito con la società. In una recente intervista con Dave Palumbo ha raccontato come, adesso, abbia trovato un nuovo equilibrio nella sua vita. Ora alterna l'attività di autotrasportatore con quella di coaching online, dove aiuta le persone in veste di personal trainer con suggerimenti sulla preparazione in palestra e la coreografia nelle routine di pose finalizzate alle gare. In palestra, Melvin si allenava utilizzando una split routine che lo vedeva impegnare ogni gruppo muscolare due volte a settimana. Eseguiva circa 16 serie per gruppo muscolare, suddivise in 4 esercizi da 4 serie ciascuno, per un volume di lavoro medio-alto. Nella fase matura della sua carriera, preferiva mantenere le ripetizioni nel range delle 8-12. Negli esercizi base adottava uno schema piramidale, partendo con un carico moderato per 10-12 ripetizioni nelle prime serie dell'esercizio, per poi aumentare il carico di serie in serie e ridurre il numero di ripetizioni arrivando a 6-8 nelle serie finali. Da buon uomo di spettacolo e intrattenitore, dedicava molto tempo anche a preparare la sua presentazione sul palco, lavorando per ore sulle coreografie e sulle pose da presentare in gara. Lo vediamo in azione in alcune clip tratte dai suoi allenamenti in preparazione per gli MPC USA del 1999, che vinse conquistando la Pro Card. A tavola adottava uno schema alimentare ad alte proteine e grassi e bassi carboidrati. Suggeriva di assumere 3-4 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo ogni giorno. Nella seconda fase della sua carriera cominciò a valorizzare maggiormente i carboidrati, che, afferma, gli consentivano di mantenere una maggiore pienezza muscolare. Four, five, three, six, three,
down. You've seen the supersets, you've seen giant sets, you've seen everything possible that I could do and I could, that I could show you. Riassumendo, Melvin Anthony è stato un ottimo bodybuilder del ventennio 1990-2010. Dotato di un fisico estetico, grande showman ed artista del posing, ha conosciuto grande fama rivalizzando con i migliori atleti professionisti della sua epoca. Purtroppo Melvin non si era preparato a dovere per la vita dopo le gare e per lui la fine della carriera agonistica ha coinciso con un periodo pieno di incertezze che lo ha portato a fare scelte sbagliate e a passare alcuni anni in carcere. Ci fa piacere vedere che oggi, tornato in libertà, Melvin si presenta in buona salute e molto maturato, un uomo che ha capito e pagato i suoi errori. Ed ora, ricco di esperienza, si propone come un portatore di un messaggio positivo, consapevole che non importa cosa succede nella tua vita, bisogna andare avanti senza arrendersi mai. Gli auguriamo di cuore un buon proseguimento della sua vita. Ciao, alla prossima!